Mamma mia, il Milan che butta via un pallone al limite dell'area. Attenzione a Frosinone che entra in area. Questo rigore. Ancora sul piede di Sule, il mancino, il tiro a giro. Ma cosa hanno combinato Maignan, se non erro, e Kier, che si danno anche il 5. Prendetevi a schiaffi da soli, non datevi il 5. Pazzesco. Guarda che roba Maignan. Ancora Maignan che sbaglia. Adesso. La costruzione dal basso. Ragazzi. Se non rinvii la prossima volta vengo lì. Cosa ha fatto? Ha toccato la palla e poi l'ha ritoccata lui. Cioè, hai capito? No. Noi abbiamo, non abbiamo i giocatori in campo. Non sono mica giocatori questi qua, dai. O quantomeno non di calcio. Questo fa pallanuoto, fa un altro sport. Sì, però, Jacopo, tocchi la palla e poi la ritocca. Però, okay, francamente, sport, toccare la palla due volte significa che sei totalmente deconcentrato. Non gliela ridare! Non avete capito niente! Ancora la partenza dal basso, la stessa cosa che abbiamo rischiato di prendere gol due volte. Parte Loftus-Cheek, il trattore Loftus-Cheek, il tocco laterale per Leao, spigolo dell'area. Leao, prova a trovare Giroud! Gol! Di testa la mette! Di testa la mette! Di testa! Il tocco per Gelli, lato corto dell'area, arriva fino sul fondo, il cross di nuovo. Attenzione che c'è un calcio di rigore per il Frosinone, perché Leao la tocca di mano. C'è Maignan con le braccia larghe, adesso si porta sulla sua destra, su lei, il tiro. Pareggio. È nell'angolino. Loftus-Cheek col tacco, perché? Avevi uno di lato, dagliela il tacco. Cosa fai il tacco? Lato corto dell'area Leao, prova a entrare dal lato corto, bello il dribbling di Leao, arriva fino in fondo, poi tira. Chiudendo gli occhi, aveva davanti 16 gambe. Tocco laterale, perché Giroud è all'ala. Giroud prova il cross. Attenzione, di nuovo la palla. Becchiamo un gol assurdo. Becchiamo un gol assurdo. Dovete andare a casa tutti. Prima passate da qualcuno che vi visiti, però. Poi andate a casa. Prova il cross. Giroud. Gol. 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 Gabbia. 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 Dai, gabbia. Sponda volante di Giroud. Continuiamo a dire che c'ha 38 anni. È l'unico giocatore di calcio che abbiamo. Io non lo so. È l'unico giocatore di calcio che c'è in campo con la maglia inguardabile del Milan. Bennacer che arriva a toccare il pallone a favorire Theo Hernandez, che gliela restituisce. Fascia di sinistra, prova il cross per Jovic. La palla resta lì. Jovic! Gol! 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 È finita! È finita! È finita! È finita, ha fischiato Pairetto. E allora? E allora? E allora? Dai! Dell'ingenuità che ha fatto stasera il numero uno, che definiamo il numero uno dei portieri. Non arriva da questa. È un mese, eh? È un mese che Maignan... Quest'anno sta giocando male. Cioè, mi viene da dire che dopo gli invincibili, mi viene da dire che dopo gli immortali, oggi ci sono stati gli inguardabili. Scandalosi, solo fortuna di una squadra scarsa. Questi messaggi qua sicuramente li stanno scrivendo gli amici dell'FC Inter Varzionale. Perché cioè, l'Inter col Verona vince all'ultimo secondo, l'Inter è aggressiva, è una squadra che vuole vincere. Il Milan con l'Udinese vince all'ultimo, oggi comunque vince negli ultimi minuti, è fortunata. Cioè, dobbiamo anche lì metterci d'accordo, perché allora uno o è fortunato o ha voglia di vincere. Il Milan oggi, secondo me, ha fatto una brutta partita, però perlomeno non ha mollato, non si è seduto e ha portato a casa i tre punti. Con l'Udinese è uguale.